se è come dicono loro, non è che i bambini oggi non vanno a scuola e il problema si risolve. Cioè, i bambini non dovrebbero andare mai più. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Lo sfogo arriva nel giorno in cui al quartiere Tamburi di Taranto le scuole restano chiuse. Il vento soffia talmente forte da portare con sé un'altissima concentrazione di inquinanti dall'area industriale. In occasione dei cosiddetti Wind Days tutto diventa pericoloso, aprire porte e finestre, fare attività all'aperto, persino entrare in classe, a lanciare l'allerta ARPA Puglia. Per l'ordinanza del sindaco non ne può uscire nessuno, dalle 8 alle 12 devo stare in casa i bambini. Bambini con tutti i genitori. Però è un paradosso, perché chiudere le scuole sì, però la fonte inquinante è sempre aperta. Lì la c'è un compasso. So. Sono le 8 del mattino, insegnanti, alunni e famiglie sono rimasti a casa, sembra un rione fantasma. I tuoi figli sono rimasti a casa? Sì. Chiusi? Ci si sta chiusi. Beh, oggi ci si respira. È stato ieri avantieri da incubo. Perché per oggi non è che si conclude niente. Qui abbiamo fatto già la nostra età, diciamo, no? Ma ci sono i bambini. Ci sono i bambini. Peccato per loro. Ecco che l'allerta sanitaria colpisce uno dei quartieri più esposti all'inquinamento, ma anche uno dei più poveri, dove molta gente è esasperata. Qui anche curarsi è un problema. Tutto l'anno è così, 24 ore su 24 ore. Il mostro là che ci sta ammazzando un po' al giorno, perché la gente qua si ammala di asma bronchiale e di cancro maligno. Non esco proprio. Per la polvere. Io ho sempre la finestra chiusa. Io poi che non sto bene di salute. Quando vado in farmacia non me ne esco, meno di 30-40 euro di ticket. Se fai una prenotazione a un dottore devi aspettare anni. E sopravvivere non è vivere.